di diritto commerciale all'Università di Pisa e avvocato, sono stato consigliere comunale per un movimento mio che si chiamava La Città del Sole, che forse qualcuno ricorderà, anche se sono passati tanti anni. Dunque, non sono d'accordo, devo dirlo subito per chiarezza e precisione, con quanto ha esposto ora l'amico Bonelli. Nel senso che chiariamo bene le cose, perché sennò qui si fa della gran confusione. Un conto è la responsabilità che deriva e che è accertabile dal punto di vista giudiziario e un conto è la responsabilità che può derivare per gli amministratori o anche per i soci dal punto di vista contabile amministrativo. Sono due cose completamente diverse. Quindi stiamo attenti a non confondere i piani. Detto questo, poi ci arrivo, cerco brevemente, è molto difficile cercare di chiarire le cose in maniera la più elementare possibile. La vicenda è la seguente, l'ACAM ha presentato inizialmente una domanda di concordato preventivo che doveva obbligatoriamente essere presentata non certo alla Corte dei Conti, ma al Tribunale della Spezia dove ha la sede principale la società. Questa domanda di concordato preventivo è stata respinta dal Tribunale, non con una sentenza ma con un decreto, e la cosa non è una questione di nome, ma da una parte, dal secondo che sia una sentenza o un decreto, ci sono importanti conseguenze, è stata respinta con un decreto, come da legge fallimentare, adducendo il motivo che l'ACAM, essendo totalmente partecipata da enti pubblici, non può andare in concordato preventivo in quanto si verrebbe a sostituire la volontà dei soci, enti pubblici, con la volontà del commissario, il quale andrebbe a impingere su argomenti che sono su temi, su materie che sono strettamente politici, come per esempio la maniera di raccolta del rifiuto, come per esempio la maniera di distribuzione dell'acqua e via dicendo. Si può concordare o meno su questa tesi. Esistono altri decreti dei tribunali che hanno invece ammesso ceteris paribus il concordato preventivo o il fallimento di società completamente in mano pubblica. Solamente che qui il Tribunale della Spezia, che è l'unico competente a decidere su questa cosa, ha respinto questa domanda. In un bizzarro decreto, che è quello di cui stiamo parlando ora, invece che rispondere alla domanda come dovrebbe fare sempre il giudice, mai andare al di là, il Tribunale della Spezia si è prodotto in due cosiddetti obiter dicta. Sono decisioni che non riguardano la richiesta, ma che sono al di fuori, quindi non fanno stato, ma che però possono considerarsi suggerimenti. Sono contrarissimo io a questa tecnica giurisdizionale. Il giudice civile o commerciale fallimentare deve rispondere soltanto alle domande che gli vengono poste, non può assolutamente suggerire alcune soluzioni. Nella specie è avvenuto e tra le righe è stato detto che non era possibile accettare il concordato preventivo per la ragione che prima dicevo, ma bene avrebbe fatto l'ACAM a presentare un piano di ristrutturazione del debito, ex articolo 182, 181, 182 e 161 della legge fallimentare, senza passare attraverso il concordato preventivo. Vi tralascio dal punto di vista dottrinale, secondo me è già sbagliata l'affermazione, perché il piano di ristrutturazione del debito non è altro che una modalità di un concordato, quindi secondo me non può darsi piano di ristrutturazione del debito senza concordato. C'è però chi non ha detto altrimenti, non solo a Spezia, quindi io obbediente leggo il decreto e quindi vedo questo piano di ristrutturazione del debito. Il piano di ristrutturazione del debito prevede certe cose, cioè prevede il pagamento con una percentuale minima fino a minima del 60% di alcuni creditori che ci stanno a questo piano di ristrutturazione e prevede
contemporaneamente che i creditori che non ci stanno a questo piano di ristrutturazione debbano essere pagati per l'intero. Se non si segue questo piano, c'è l'annullamento e la risoluzione del piano con un salto nel buio, perché il Tribunale ha deciso che il concordato preventivo non si può fare, che il fallimento non si può fare, quindi non capisco quale sarebbe la soluzione nel caso di annullamento o risoluzione del piano di ristrutturazione. Ora, non voglio annoiarvi troppo con dei dettagli tecnici come ho fatto finora, perché ormai il Tribunale dovrebbe aver deciso, non ha ancora deciso, ma a giorni dovrebbe decidere sull'omologazione, come si dice, di questo piano di ristrutturazione. Perché è stato un grave sbaglio? È stato un grave sbaglio perché la situazione è talmente drammatica attualmente, come la era anche già 5 anni fa, ora naturalmente si è ulteriormente drammatizzata, che l'unica soluzione possibile in questo caso, perché non succeda veramente una cosa difficile, una cosa pericolosa per la città, per tutti, è l'applicazione dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, che è un istituto che tra l'altro nella specie è applicabilissimo, visto poi tutto il movimento legislativo che c'è stato, che è sfociato poi nel salvataggio all'Italia, nel quale si prevede espressamente che sia possibile l'amministrazione straordinaria per le società esercitanti servizi pubblici. I requisiti, i presupposti per l'applicabilità del procedimento ci sono tutti. Il procedimento nella evoluzione legislativa è diventato da un provvedimento e un procedimento eminentemente giurisdizionale a un procedimento eminentemente amministrativo, tanto vero che ora l'amministrazione straordinaria si chiede direttamente al Ministero, il Ministero la può concedere o meno se ci sono i presupposti, e poi interviene in una seconda fase il Tribunale, eventualmente con una dichiarazione giudiziale di insolvenza che serve per, ora non sto a dirlo, completare il procedimento di amministrazione. Volevo dire perché sono contrario alla ristrutturazione del debito? Perché la ristrutturazione del debito, una volta che sia accettata e omologata dal Tribunale, comporterà per un'eventuale richiesta di amministrazione straordinaria un macigno inesorabile sul percorso dell'amministrazione straordinaria, perché a questo punto il commissario giudiziale nominato dal Ministero per ripulire la cosa si troverà di fronte a una cosa già preordinata che non gli permetterà quella libertà d'azione che avrebbe avuto se invece si fosse partiti prima, immediatamente, con l'amministrazione straordinaria. Per cui io sono contrarissimo a questa cosa. Purtroppo ormai credo che i giochi siano stati fatti e quindi questa. Non escludo però la possibilità di dover chiedere l'amministrazione straordinaria anche in seguito, dopo l'omologazione della ristrutturazione del debito. Volevo dire un'altra cosa molto importante. Perché credo che sia molto importante l'amministrazione straordinaria? Perché è l'unica maniera, con un commissario esterno, io lo chiamo il podestà, come faceva il podestà straniero, un podestà straniero che entri dentro a una situazione disastrata come quella dell'Acra e senza tenere conto delle esigenze dei partiti, dei sindacati, delle lobby che hanno inquinato completamente l'ACAM e che sono la causa dell'attuale crisi, faccia quello che può per risanare la situazione, approfittando di tutti gli strumenti che gli vengono dall'applicazione dell'amministrazione straordinaria, la cassa integrazione in deroga, finanziamenti a fondo perduto, blocco dei crediti e via dicendo, in modo da poi prefigurare uno scenario che deve essere, secondo me, poi ho terminato il seguito. Scusa Federico, che durata ha la misura straordinaria? Non c'è una durata fissa, può essere prorogata volta per volta.
qual è lo scenario? Perché poi l'amministrazione straordinaria dovrebbe, ammesso che venga mai decisa, ammesso che vada avanti, ammesso che abbia un compimento di risanamento, qual è, sarà l'oggetto del risanamento? Secondo me ci deve essere un ritorno alla gestione diretta, perlomeno, di acqua, lo dice il referendum, e anche dei rifiuti. Attraverso come? Ritornando ancora al vecchio istituto, per esempio, dell'azienda autonoma. Naturalmente con l'azienda autonoma potranno consorziarsi le aziende autonome dei diversi comuni che oggi sono soci di ACAM per ottimizzare le spese, i costi e via dicendo. Però secondo me anche poi per quanto riguarda l'acqua, secondo me la situazione diventa quella dell'azienda autonoma, cioè della gestione diretta da parte del comune del servizio. Per quanto riguarda il rifiuto, c'è qui Marco Grondacci che poi vi spiegherà bene se è il caso oppure no di prevedere questa soluzione. Ma comunque credo che siano questi gli elementi essenziali attraverso i quali traguardare un minimo di risultato. Però volevo dire un'altra cosa, non c'è nulla da fare finché voi 5 Stelle siete gli unici che potete prendere questa iniziativa, non essendo stati coinvolti minimamente nella mangiatoia dell'ACAM, quindi siete l'unico gruppo che, vantando una verginità da questo punto di vista, può fare qualcosa. Create un'avvertenza nazionale ACAM, non fate, benissimo, sono stato felicissimo di venire qui a parlare di queste cose, ma non facciamo le cose tra noi, perché se voi fate le cose tra voi neanche hanno la minima incidenza su questa cosa. Chiamate qui Grillo, chiamate qualcuno, fate un'avvertenza di tipo nazionale, a questo punto vedrete che in qualche maniera le cose si sbloccano. Finché siamo 40 a sentire, 30 o 40, e non serve a niente, non serve. Siamo chiariti, spero di avervi chiarito in qualche maniera le idee, sono pronto a rispondere alle domande se qualcuno ne ha e cedo il microfono al Presidente.